Copiosa nevicata all'Aquila nella notte di primo mattino, intorno alle 5, il sindaco Pierluigi Biondi ha deciso di sospendere le attività delle scuole di ogni ordine e grado, anche in considerazione del possibile peggioramento previsto. Qualche disagio c'è stato, soprattutto nelle prime ore della mattinata, quando le strade erano completamente coperte dalla neve, ma i mezzi pian piano sono riusciti a liberare almeno le principali arterie, passando poi per quelle secondarie, nonostante le solite polemiche che si creano in questi casi. Dalle 4 del mattino il comune, presente con la sala operativa di via Ulisse Nursi, si è aperta, ha mandato in azione 12 mezzi propri comunali con i 13 delle ditte previste dal piano neve per agire soprattutto nelle frazioni dove si sono registrati i maggiori disagi, con qualche bus bloccato, ha scoppito ad esempio, e con il manto nevoso che ha raggiunto anche i 30 centimetri in alcuni casi. Si tratta della primavera nevicata, quella di sabato si era risolta con nessuna complicazione per la città, ma anche in quel caso il primo cittadino la sera prima aveva deciso di sospendere le attività didattiche, proprio per evitare disagi legati maggiormente al ghiaccio agli studenti provenienti dalle frazioni. Una nevicata non importante, tant'è che neppure la gara di campionato dell'Aquila Calcio è stata rinviata, perché si è provveduto a spalare la neve dal campo, gara della Juniores invece prevista a Scoppito per oggi è rinviata. In città diverse conferenze stampa e iniziative sono state annullate a causa della neve, compreso il Consiglio Comunale. Il sindaco in mattinata ha invitato i cittadini ad usare prudenza e a mettersi in macchina solo se necessario. Alcuni disagi sono stati lamentati nella zona est per raggiungere il terminal, soprattutto da parte di pendolari che lavorano fuori città, e anche in autostrada qualcuno ha avuto più di una difficoltà. Anche da Valle Pretare Gignano è stato lamentato qualche disagio.